Diritto civile, video lezione numero 40, i singoli contratti. In questa video lezione verranno fornite alcune nozioni sui seguenti argomenti: il principale contratto di scambio, la compravendita, gli altri contratti di scambio, permuta, contratti di borsa, riporto, contratto estimatorio, somministrazione, gli altri contratti di scambio, locazione, leasing e appalto, i contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica, come il mandato, la commissione, spedizione, agenzia e mediazione, i principali contratti reali, deposito, comodato e mutuo, i contratti bancari, o meglio alcuni dei contratti bancari, deposito, apertura di credito, sconto e cassette di sicurezza, e alcuni dei contratti diretti a dirimere una controversia, e quindi transazione e cessione dei beni ai creditori. La compravendita. La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo che è elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. È un contratto consensuale. Per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa, che invece costituisce una delle obbligazioni del venditore. La vendita è un contratto ad effetti reali, cioè la proprietà o il diritto oggetto dello scambio si trasmettono automaticamente per effetto del consenso delle parti. Il prezzo deve essere determinato o determinabile, in difetto il contratto è nullo. Promessa di vendita, opzione, prelazione. Nel preliminare di vendita le parti si limitano ad obbligarsi a stipulare successivamente la vendita al verificarsi di una condizione o allo scadere di un termine. Dal preliminare, dunque, derivano soltanto effetti obbligatori e non il trasferimento del diritto. Nel caso di opzione di vendita, il beneficiario non ha più bisogno di consenso della controparte e la vendita si perfeziona con una sua dichiarazione unilaterale. Nel contratto di prelazione per l'acquisto di un bene, invece, la violazione di quest'obbligo non comporta nessuna conseguenza per la controparte acquirente, ma obbliga l'inadempiente al risarcimento dei danni. Vendita ad effetti reali e vendita obbligatoria. Vendita ad effetti reali si ha quando produce, in virtù del consenso, il trasferimento della proprietà della cosa. La vendita ad effetti obbligatori sia nei casi di vendita alternativa, cioè in cui il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in obbligazione, sia nella vendita di cosa futura, nella vendita di cose generiche come benzina, stoffa e grano ad esempio, no? E la vendita di cose altrui. La vendita invece di beni immobili e mobili registrati deve farsi per atto scritto ed è soggetta a trascrizione. Obbligazioni del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono far acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, consegnare la cosa al compratore, garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. La garanzia per evizione. La garanzia per evizione è dovuta dal venditore, sia nell'ipotesi che egli non abbia fatto acquistare al compratore la proprietà della cosa perché questa non gli apparteneva, sia nell'ipotesi che abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti altrui non previsti dal contratto. La tutela del compratore è diversa secondo che al momento della conclusione del contratto egli conoscesse oppure no il difetto del diritto in capo al venditore. Se lo ignorava può chiedere subito la risoluzione del contratto, ma se la cosa è solo parzialmente altrui o se è gravata da diritti di godimento di terzi, il compratore può pretendere solo una riduzione del prezzo qualora si possa ritenere che egli avrebbe acquistato ugualmente. Se invece il compratore conosceva il difetto del diritto in capo al venditore, occorre distinguere. Se si tratta di oneri o diritti di terzi che limitino il godimento della cosa, il compratore che li conosceva non ha alcuna azione.
Se invece l'acquisto del diritto è mancato totalmente o se la cosa è gravata da garanzie reali o da pignoramento o sequestro, il compratore che conosceva la situazione potrà chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre chiaramente al risarcimento del danno, ma solo se subisce l'evizione, cioè solo se il terzo gli sottrae effettivamente la cosa facendo valere il proprio diritto su di essa. La garanzia per i vizi. La garanzia per i vizi deve tutelare il compratore nell'ipotesi che la cosa abbia difetti che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore e nell'ipotesi che la cosa venduta non abbia le qualità promesse oppure quelle essenziali per l'uso a cui è destinata. La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa. I vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Le obbligazioni del compratore. L'obbligazione principale del compratore consiste nel dovere di pagare il prezzo pattuito nel termine e nel luogo fissati dal contratto. La vendita con patto di riscatto. La vendita con patto di riscatto è una vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa. Il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. Gli altri contratti di scambio che realizzano un do ut des. La permuta. La permuta differisce dalla vendita in quanto lo scambio non è caratterizzato dall'intervento di un prezzo, ma ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di altri diritti. I contratti di borsa. I contratti di borsa sono contratti finalizzati alla vendita di strumenti finanziari. La loro conclusione può avvenire esclusivamente tramite gli intermediari abilitati a operare nei mercati regolamentati e nel rispetto delle regole previste per gli stessi. Le tipologie dei contratti di borsa sono elencate nel regolamento predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A., che ne indica altresì le regole di perfezionamento e di esecuzione. Di particolare importanza è il divieto del cosiddetto insider trading, ossia di uno sfruttamento abusivo con vantaggi personali, di notizie riservate che una persona conosca ed utilizzi per anticipare i movimenti di mercato che si può prevedere avverranno nel momento in cui quelle notizie diverranno pubbliche. Il riporto. Con il riporto di una persona, quindi con il riporto, una persona cosiddetto riportato trasferisce all'altro contraente, cosiddetto riportatore, la proprietà di una data quantità di titoli di credito di massa contro il contestuale pagamento di un prezzo. Al tempo stesso il riportatore si obbliga a trasferire al riportato, alla scadenza del termine fissato nell'accordo iniziale, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro il rimborso del prezzo, che però può essere a seconda del patto, maggiore di quanto a suo tempo ricevuto e verseremo nella cosiddetta ipotesi normale di riporto. Può essere inferiore, allora parleremo di deporto, oppure può essere di uguale riporto, cioè quindi alla pari. Il contratto estimatorio. Con il contratto estimatorio una parte, cosiddetta tradens, consegna una o più cose mobili all'altra, detta accipiens, che si obbliga a pagare il prezzo con la facoltà però di liberarsi da tale obbligazione restituendo la cosa nel termine stabilito. Il trasferimento della proprietà avviene al momento del pagamento del prezzo. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche di cose. I contratti di scambio che realizzano un do ut facias. La locazione. La locazione è il contratto con il quale una parte, detto locatore, si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto, cosiddetto effettuario, una cosa per un dato tempo in cambio di un corrispettivo. Il contratto di locazione
può essere a tempo determinato o non. L'alienazione del bene locato non determina lo scioglimento del contratto, purché la locazione abbia data certa anteriore al trasferimento. Il locatore ha l'obbligo di consegnare e di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto. L'affittuario invece ha l'obbligo di servirsi della cosa secondo l'uso pattuito e con la diligenza del bonus pater familias. Salvo patto contrario, l'affittuario ha la facoltà di sublocare il bene, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. La locazione costituisce dunque un contratto di durata, in quanto il protrarsi per un dato tempo dell'adempimento dell'obbligo a carico del locatore di far godere il bene è condizione essenziale affinché il contratto possa realizzare la sua funzione. La durata viene quindi definita elemento essenziale del contratto di locazione. La locazione di immobili urbani. La legge numero 431 del 98 prevede espressamente la forma scritta per la stipula di validi contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo. La norma distingue tra contratti liberi e contratti tipo. Per i contratti liberi, la determinazione del canone è interamente lasciata alla libera negoziazione delle parti, ferma una durata minima quadriennale del contratto. Per i contratti tipo, le parti aderiscono, beneficiando di sgravi fiscali, ad un contratto tipo le cui condizioni, però, sono fissate mediante accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, sulla base di indicazioni contenute in una convenzione nazionale da promuovere a cura del Ministro dei Lavori Pubblici. Per questo tipo di contratti la durata addirittura non può essere inferiore a 3 anni. Per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione vi sono altre regole stabilite dalla legge, ad esempio durata della locazione non inferiore a 6 anni, altre regole chiaramente specificamente indicate, cui chiaramente si rinvia. Altri contratti. Il leasing. Il leasing è un contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale, ovvero di un bene di consumo, oppure che in cambio del pagamento di un canone, no, consente di esercitare al termine del contratto un'opzione di acquisto, cosiddetta anche opzione di riscatto, del bene stesso per una cifra pattuita, di norma chiaramente inferiore al valore di mercato del bene. L'appalto, invece, è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e concessione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra un'opera o un servizio. Invece la subfornitura è il rapporto contrattuale tra un'impresa committente, titolare di un contratto verso terzi, per la fornitura di un dato prodotto, e un'altra impresa, detta subfornitrice, cui viene demandata la produzione del prodotto stesso. I contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica. Il mandato. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. L'attività del mandatario si estrinseca in un facere. Può avere ad oggetto non solamente negozi giuridici, ma anche atti giuridici e attività materiali accessorie al compimento di questi. Il contratto di mandato si connota, sotto il profilo soggettivo, per l'autonomia del mandatario, che è privo di vincoli gerarchici di dipendenza dal mandante. In particolare, il mandato si distingue dalla mediazione perché il mandatario ha l'obbligo giuridico di curare l'esecuzione e acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato, mentre a tale obbligo non è tenuto il mediatore, che pone semplicemente le parti in relazione e consegue il diritto alla provvigione solo in caso di conclusione dell'affare. Il mandato si distingue dall'agenzia perché nel mandato manca essenzialmente il requisito della stabilità e perché è oggetto del rapporto di agenzia è un'attività materiale di promozione degli affari, non il compimento di atti giuridici.
Inoltre, il mandato si distingue dalla negoziorum gestio perché in questa manca il conferimento di un incarico. Normalmente accade che al mandato si accompagni la procura e dunque si raggiunge un duplice effetto. In virtù della procura il rappresentante può agire in nome e per conto del rappresentato. In virtù del mandato, mandante e mandatario regolano i loro reciproci rapporti. Distinguiamo quindi a questo punto il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza. Il mandato con rappresentanza è previsto all'articolo 1704. Cosa abbiamo? Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Gli effetti giuridici degli atti compiuti del mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante. Oltre al mandato c'è anche il conferimento obbligatorio di una procura. Per quanto concerne invece il mandato senza rappresentanza, questo è previsto dall'articolo 1705 del Codice Civile. Il mandatario agisce in nome proprio, per conto, ma non in nome del mandante. Il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi e gli effetti giuridici degli atti compiuti non ricadono nella sfera giuridica del mandante, ma il mandatario ha l'obbligo di trasmetterli nella sfera giuridica del mandante. Oggetto del mandato può essere qualsiasi atto o negozio giuridico, purché rispondente ai requisiti fissati, in termini generali, dall'articolo 1346. L'oggetto deve essere quindi possibile, lecito, determinato o determinabile. La forma del mandato è libera. Il mandato con o senza rappresentanza, quindi per concludere un contratto per il quale si è richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere consacrato per iscritto. Obblighi del mandante. Il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli l'esecuzione del mandato. Deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte e pagargli il compenso che gli spetta. Deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico. Può revocare anche tacitamente il mandato se non è stato conferito anche nell'interesse del mandatario. La revoca può aversi sia nel mandato oneroso sia nel mandato gratuito. Se il mandato è collettivo, la revoca ha effetto solo se proviene da tutti i mandanti. Gli obblighi del mandatario. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico se non autorizzato. Non può eccedere i limiti fissati nel mandato né discostarsi dalle istruzioni del mandante. È tenuto a comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato e deve presentare un rendiconto. Salvo patto contrario con il mandante, non risponde verso di lui dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato. Il mandato congiuntivo non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari. Deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i suoi diritti verso il vettore. Ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso. Estinzione del mandato per scadenza, revoca, rinunzio o morte del mandatario o mandante. Gestioni patrimoniali. Le gestioni patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare tramite un mandato l'investimento del proprio patrimonio ad un gestore, come SGR, SIM e banche autorizzate a prestare questo servizio. La commissione. La commissione è un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l'acquisto e la vendita di beni per conto di una parte cosiddetta committente e in nome dell'altra. Si applicano le regole generali per il mandato senza rappresentanza. Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza. Con esso una parte, cosiddetto spedizioniere, assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Il contratto di agenzia è un contratto con cui una parte, detta agente, assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra persona, detta preponente, contro retribuzione la conclusione di contratti di zona la conclusione di contratti di zona determinati.
Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Franchising. Il franchising è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore, affiliante o franchisor e uno o più imprenditori affiliati o franchisee, giuridicamente ed economicamente autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale l'affiliante concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how, cioè l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie, dei propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza, atte a consentire all'affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante. L'affiliato si impegna invece a far proprie la politica commerciale e l'immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite. La mediazione, carattere fondamentale della mediazione, è l'intervento di una persona o di un'agenzia estranea alle parti, cosiddetto il mediatore, che, pur non essendo legato a nessuna di esse da rapporti di collaborazione o dipendenza, le mette in relazione tra loro per provocare o agevolare la conclusione di un affare. I principali contratti reali. Il deposito regolare. Il deposito è il contratto reale con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura quando il depositante gliela richiede. Deposito irregolare, la particolarità risiede nel fatto che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose, ma quando il deposito ha oggetto denaro o altre cose fungibili, deve restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Il deposito nei magazzini generali è un contratto di deposito il cui oggetto è la custodia e la conservazione di merci depositate nei magazzini generali. Il gestore del magazzino è responsabile della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che perdita, avaria o calo delle merci depositate siano dovute a caso fortuito, natura delle merci e vizi dell'imballaggio. Il depositante ha diritto di ispezionare le merci depositate e di estrarne i campioni. Il gestore del magazzino può procedere alla vendita delle merci depositate previo avviso al depositante se, alla scadenza del contratto, le merci non sono state ritirate oppure non è stato rinnovato il contratto, o nel caso di contratto a tempo indeterminato, decorso un anno dalla data di stipulazione del contratto, e in ogni caso quando vi sia il rischio di deperimento delle merci. Il comodato. Il comodato è il contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna all'altra, detta comodatario, una cosa mobile o immobile affinché questa se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ma senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo. Le cose consumabili non possono formare oggetto del comodato. Il comodato è un contratto gratuito, altrimenti diventerebbe un contratto di locazione. Il mutuo. Il mutuo è il contratto con il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo si presume oneroso, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se le parti non hanno pattuito il tasso di interesse dovuto, si applica il tasso legale. Il deposito bancario. Ai sensi dell'articolo 1834 del Codice Civile, nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto, ovvero alla richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Trattasi dunque di deposito irregolare, in quanto la banca acquista la proprietà della somma di denaro. Forme di deposito: a scadenza fissa è stabilito un termine per la restituzione. Deposito libero: il cliente può ritirare il denaro in qualsiasi momento. Con preavviso è stabilito un termine di preavviso prima del ritiro della somma depositata. I prestiti alla clientela.
Con il denaro raccolto, le banche provvedono a concedere prestiti alla clientela. Le forme con cui possono essere concessi affidamenti sono l'apertura di credito, l'anticipazione bancaria, lo sconto. L'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'affidato per un dato periodo di tempo a tempo indeterminato l'importo pattuito con diritto dell'altra parte di ritirare o no in tutto o in parte le somme poste a sua disposizione e di procedere successivamente con piena libertà a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre nei limiti di quanto la banca gli ha accordato. L'anticipazione bancaria va distinta dall'apertura di credito per la circostanza che nell'anticipazione bancaria il prestito è sempre accompagnato dall'accensione di un pegno a favore della banca su titoli o merci. Lo sconto. Lo sconto è il contratto col quale la banca scontante, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente, cosiddetto scontatario, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione salvo un buon fine del credito stesso. Il conto corrente è il contratto con il quale le parti convengono di annotare in un conto, rendendoli indisponibili e inesigibili fino alla chiusura di esso, i crediti derivanti da reciproche rimesse, salvo che non possano formare oggetto di compensazione. Il conto corrente bancario è invece un contratto collegato con un deposito, un'apertura di credito o altre operazioni bancarie. La banca si obbliga a pagamenti e riscossioni per conto del suo cliente. Il cliente può disporre delle somme esistenti nel conto mediante il rilascio di assegni, l'esecuzione di bonifici, il pagamento tramite carta di credito. La somma algebrica dei movimenti di dare e avere è annotata sul conto e forma un saldo di cui il correntista può disporre in qualsiasi momento. Cassette di sicurezza. Le cassette di sicurezza sono recipienti collocati in stanze corazzate predisposte dalle banche. Il cliente vi può deporre ciò che crede, denaro, gioielli, titoli e quant'altro. Con questo contratto il cliente realizza due finalità. La prima finalità è un elevato grado di sicurezza contro i furti e poi una totale riservatezza, perché l'utente può introdurre nella cassetta a propria esclusiva discrezione i valori che preferisce, senza che la banca debba o possa venirne a conoscenza. I contratti diretti a dirimere le controversie. La transazione. La transazione è il contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro. Perché ricorra la fattispecie in esame, è necessario che le parti risolvano tale conflitto mediante reciproche concessioni. Se la concessione fosse unilaterale, non avremmo una transazione, bensì una rinuncia. Mediante le reciproche concessioni, le parti possono incidere sul rapporto che è oggetto della lite, modificandolo, ad esempio, transazione semplice, possono sostituire quindi integralmente la situazione preesistente, quindi avremo una transazione innovativa, possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, e qui avremo una transazione mista. I requisiti del negozio in esame sono il conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di un soggetto e dalla resistenza dell'altro. La lite deve presentare anche un connotato di incertezza. La convenzione di negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. L'accordo in questione deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità e deve precisare il termine entro il quale completare la procedura e l'oggetto della controversia, restandone sempre esclusi i diritti indisponibili. L'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ha gli stessi effetti relativamente alla prescrizione della domanda giudiziale. Esso inoltre, ma per una volta sola, è idoneo a impedire la decadenza. La negoziazione obbligatoria.
Questo argomento è stato tratto da www.studiocavaldi.it, negoziazione assistita guida al nuovo istituto. Dicevamo, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria. Nei suddetti casi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita non oltre la prima udienza, dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice. La negoziazione in materia di separazione e divorzio. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, nel caso dei figli minori, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nulla osta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il PM, cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di 30 giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo. Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l'obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni entro 10 giorni a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro all'ufficiale dello Stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari, che sono trascrizione nei registri Stato civile, annotazione sull'atto di matrimonio e di nascita, comunicazione all'ufficio anagrafe.